Le breaking news di Teletrulia, ben ritrovati a tutti voi. Oggi, 2 novembre, la giornata è iniziata con la commemorazione dei fedeli defunti e la messa in suffragio dei caduti in guerra al cimitero cittadino, alla presenza delle autorità cittadine. Ad officiare la cerimonia il vescovo Andrea Migliavacca, al centro della sua omelia, appunto, un messaggio di pace. Ed è anche un weekend di fiera antiquaria con 247 espositori, secondo l'assessore Chierici, un record per il mese di novembre. Proprio Chierici ha parlato di quella che è la strategia turistica ad Arezzo, mixare il turismo culturale con quello popolare, con le prove generali per i prossimi mercatini natalizi e con le strutture e i musei che sono già andati sold out, appunto, in questo lungo fine settimana. Per lo sport ha parlato oggi mister Troisi alla vigilia di Arezzo Ascoli, Arezzo che è chiamato al riscatto dopo Carpi, il secondo gol a Carpi. Troisi è voluto tornare ancora su questa analisi, non ci abbiamo creduto più, appunto, dopo il secondo gol, un Ascoli che non se la sta passando benissimo e Troisi ha detto dobbiamo rimanere sintonizzati, leggere la partita ed avere un rendimento più costante. E con le parole del mister Amaranto terminano qui le breaking news. Per approfondire queste ed altre notizie, teletrulia.it.